No, volevo tornare un attimo sul punto di prima sulla qualità della valutazione. Nel nostro lavoro, ma in generale su tutti i lavori di ricerca e di analisi, la qualità della valutazione dipende molto dalla qualità del committente, cioè o del modo di agire del committente, perché per la valutazione, diciamo, sia nell'indirizzo che può dare, con le domande valutative e con eventualmente anche considerazioni o scelte metodologiche, e poi soprattutto nel fornire le informazioni e i dati necessari, quindi qualità del dato, aggiornamento del dato, completezza, dettaglio. Ovviamente la valutazione ha più strumenti per fornire qualità. E, appoggio logistico per reperire i dati primari per andare sul territorio, il valutatore ha bisogno di un appoggio da parte del referente territoriale, insomma del committente. E infine di stimolo vero e proprio, per cui se il committente, il referente, legge e analizza quello che viene consegnato, chi opera, chi redige il rapporto è più stimolato. Invece sul discorso, quest'ultimo discorso in generale sugli utilizzi della valutazione, allora, distinguiamo tra utilizzi delle raccomandazioni, che è un po' il tema di oggi, e l'utilizzo della valutazione in generale. Le raccomandazioni ovviamente sono rivolte all'autorità di gestione, perché è l'autorità di gestione che deve intervenire, quindi è importante comunque se vengono a conoscenza di queste raccomandazioni i responsabili di misura, se la raccomandazione riguarda le loro competenze, le autorità esterne, le autorità ambientali, gli altri uffici che partecipano all'attuazione, uffici o enti regionali differenti dal committente. Questo per le raccomandazioni. Per i contenuti della valutazione ci sono, diciamo, diversi utilizzi a secondo del livello in cui si leggono. Cioè, l'autorità di gestione non ha tanto un utilizzo conoscitivo, perché conosce già la maggior parte delle cose che vengono scritte in quel rapporto, perché quel rapporto nasce dal confronto continuo e dai dati che fornisce l'autorità di gestione, quindi conosce benissimo. Quindi l'autorità di gestione, secondo me, ha più un utilizzo, potenzialmente potrebbe avere più un utilizzo comunicativo, di comunicazione interna o esterna, per ottenere determinate, non so se vuole per esempio modificare il PSR, fare delle modifiche importanti al PSR, può utilizzarlo sia internamente per convincere la parte politica o altre parti o altri uffici, sia esternamente, Ministero, Commissione Europea, eccetera. Invece, a livello differente, a livello per esempio più alto, a livello nazionale o comunitario, la valutazione è utile proprio dal punto di vista conoscitivo, perché solo così possono venire a sapere, o quasi solo così, di problematiche specifiche, di cose che non funzionano o di cose che invece funzionano bene, buone pratiche da diffondere, e soprattutto per verificare il rispetto dei contenuti programmatici che sono stati, diciamo, espletati a livello superiore. Cioè, se i piani e programmi che hanno approvato seguono la via per cui erano stati approvati. A livello invece, diciamo, inferiore di responsabili di misura o di altri uffici attuatori, ovviamente per tutta la parte che li compete è un elemento conoscitivo, perché spesso loro non conoscono il dato reale di avanzamento. Per esempio, un responsabile di misura conosce solo il suo output, ma non conosce effettivamente alla fine quello che è successo dopo la misura, perché dopo il suo output succedono tante cose, perché passa per la direzione dell'assessorato, poi passa per l'AGEA, e quindi i dati cambiano. E quindi paradossalmente il responsabile di misura non conosce il livello attuativo, l'effettivo avanzamento della sua misura, quindi ha
anche lì c'è un livello sia di un utilizzo sia di conoscenza e sia anche lì, diciamo, di benchmark, cioè di capire come si muove il suo operato rispetto al resto del programma. Volevo fare un commento sulla prima parte della sua risposta, che è questa. Io sono molto d'accordo sull'idea che molto dell'uso, del buon uso, delle raccomandazioni dipende dalla disponibilità del committente. Vorrei andare addirittura più in là, ossia quando diciamo che la valutazione serve come apprendimento, come miglioramento di una situazione, diciamo che ci deve essere, facciamo questa operazione perché vogliamo migliorarci. E migliorarci è l'organizzazione stessa che sente che deve migliorare, no? Perché noi di solito pensiamo sempre che c'è un'organizzazione che fa qualche cosa, poi qualcuno che va a vedere se funziona bene o funziona male, che è una concezione così esterna, diciamo, quella che io chiamo burocratica. Invece, se noi pensiamo che l'amministrazione costantemente sa che deve migliorare, perché non c'è niente di perfetto, non c'è niente che funziona benissimo, non ci sarà mai una valutazione che dirà che va tutto talmente bene che non c'è niente da fare, ci sono sempre delle cose da migliorare. Se siamo noi stessi che sappiamo che vogliamo cambiare, migliorare, eccetera, allora abbiamo quella disposizione che è quella di fornire i dati, di volere che questa cosa serva. Qui però allora entra un discorso un po' diverso, che siccome lei è già entrato nell'idea di quali sono i possibili usi, allora qui ci avviciniamo abbastanza all'idea dell'uso di processo, ossia il fatto che la valutazione serve non solo perché alla fine mi dicono qualche cosa e io dico sì sì, bene, male, lo accetto, non lo accetto, che in fondo è anche un po' quello che è stato detto in Sicilia, ma invece è costantemente io mi confronto con una funzione conoscitiva che è quella della valutazione che mi consente di migliorare, di progredire. Ecco, io credo che è questa idea che è quella che più spinge a un uso e che fa più delle raccomandazioni, non tanto una cosa a sé, così io ti raccomando, poi tu vedi se accetti, ma fa della raccomandazione l'input di un dialogo che deve continuare. Ecco, io credo che noi questa idea della valutazione di processo che è stata formulata per le piccole organizzazioni innovative, eccetera, possiamo cominciare a introdurla anche nei processi, nelle strutture più ampie, perché per me è lì che c'è il vero apprendimento e la possibilità di un uso maggiore. No, I agree with what you said. In a way, I mean, it is an issue of evaluation culture. If an organization knows that, you know, I mean, performance is not something that is achieved once forever, but is something that you have constantly and continuously to improve, then evaluation comes in. And if you have such an evaluation culture, maybe also there can be the notion that it is not enough to have your own, what we call the self-evaluation, that is, each management and each authority can decide to look back in the past, have certain criteria in place, and then try to do an evaluation and come to some conclusions on how to do better in the future. This is absolutely important. It is a management function. Evaluation is a management function. But independent evaluation is perhaps something a little bit different, because it is an institutional type of evaluation that promote the use of and the continuous use of self-evaluation in an administration. And not only promote the use of self-evaluation, but promote the use of a good self-evaluation, of a candid self-evaluation, just because they know that there is an independent evaluation outfit that can look them over the shoulder. If they continuously do their own evaluation of program and projects, and they always come to a very rosy picture, if they know that there is an independent evaluation outfit that from time to time comes in and shed light on what the situation actually is, then you will see that there is a rapid change, maybe rapid, it depends from an organization to the next, but there is a change from in the management to be more candid and sincere in their own evaluation. But I think that just because
in our situation, we have this notion of independent evaluation. Ownership of the of our conclusions and recommendations is really very key, and we have got to invest in that. We said that good recommendations, recommendations that are perceived as being useful, is okay. It's the first building block for eliciting ownership. I mean, why should you own something that you consider useless in the very beginning? But then there is more, because I mean, the recommendation, we always speak about the recommendation chain. I mean, it's not just producing recommendation, it's being able to tell them, look, we have put in place a rigorous analysis that was grounded on criteria that and questions that were discussed with everybody. We have arrived to conclusions through this analysis, and we are not just flooding conclusions, but we are able also to catalyze the conclusion in a compelling storyline. I think that's also very fundamental, because I mean, if you are coming to your partners and telling them, oh, you know, I mean, I have 100 conclusions, it produces also a devastating effect. And you lose credibility because, you know, oh, you are just criticizing, that's all what you can do. So you must be able to cohese these conclusions into a compelling and crisp storyline that summarizes a little bit all conclusions. Then I think this is the first prerequisite for being able to elicit ownership. But then you have also to manage a much more complex cycle that our friend, common friend Bob Picciotto called the horror satisfaction cycle. I mean, let's face it, evaluation most of the time they just distribute and deliver criticism. And nobody really likes criticism, especially if they arise from an accountability assessment. Accountability means, you know, I'm telling you, well, you know, you are supposed to do this and this, and you have done only that and so on. So this oral satisfaction cycle is quite interesting because it has been analyzed. It leads from the stakeholder being shocked and horrified when you come out with the first draft report. They fall into denial. They say, oh, no, it doesn't exist. They are protesting, they are mourning, and then slowly you will see that even if the shock is very, very big, after some time there is maybe one stakeholder or another starting accepting the conclusion of the evaluation and then cooperating, then finally owning the conclusion and recommendation and going over to implement them. So I think this is a critical stage and process that needs to be managed very well. And one tool to do that is for us is the core learning partnerships, because we are trying through this exposure to them of approach paper, intermediary deliverables of the evaluation, to minimize surprises at the end. I mean, if you don't speak with your stakeholders and you come with an evaluation report, which is a hard-hitting one, and bang, you put it on the table, they will be shocked. Some will fall into despair and they will hate you, I mean, and they will try to challenge the methodology. Yesterday I had to fight in an evaluation committee because, I mean, we were very hard against the management, and the chief of the operation is a very articulated person. He attacked me bluntly on methodology, and I had to tell him, look, I mean, the methodology has been, we are not here to discuss the methodology, because it's like you going to the doctor and then you're challenging the doctor. Yeah, you can go to another one. That is possible, but I mean, you can't really do that all the time. But I mean, that is maybe something peculiar to our own organization. Thank you.